Nei giorni scorsi abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce vaccino Sputnik, che non è compreso tra i vaccini trattati dall'Unione Europea, che abbiamo inteso prenotare per avere i vaccini necessari per immunizzare 4.500.000 cittadini con la doppia dose. Il contratto prevede che diventi operativo subito dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA. De Luca ha confermato nella diretta del venerdì dunque il contratto firmato dalla Regione con l'azienda che produce il vaccino russo Sputnik. Questo contratto può aprire una strada per l'Italia, può essere un esperimento a servizio dell'Italia. Siccome investiamo risorse della regione, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione i vaccini che dobbiamo ricevere dalla casa produttrice. Ci muoviamo in un contesto di solidarietà nazionale e di aiuto reciproco. Se avremo una disponibilità che va oltre la copertura dei nostri concittadini, daremo tutto quanto possibile anche ad altri, ha detto il governatore. Completato il mondo della scuola, vogliamo verificare se è possibile vaccinare i ragazzi, così potremo riaprire le scuole in condizioni di sicurezza, che è la vera priorità, ha continuato il presidente della regione, che ha spiegato come procederà la campagna di vaccinazione in Campania. Pensiamo di procedere così, fasce d'età per l'attività ordinaria, ma se avremo vaccini aggiuntivi procederemo per comparti economici al di là dell'età, come il turismo per la stagione estiva. È indispensabile avere i vaccini. Cerchiamo di essere responsabili a Pasqua, ha concluso De Luca, altrimenti tra 2 mesi si richiude tutto. Stringiamo i denti perché qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire, ma aprire per sempre, non aprire e chiudere, che è il meccanismo delle mezze misure del governo precedente che ha esaurito gli italiani.